Luca Frignani, mister del Pietracuta. Mister, anche questa è una sconfitta un po' amara. Giochiamo bene, però alla fine i risultati non vengono. Giochiamo bene, contro avversari forti, purtroppo non raccogliamo. Secondo me non raccogliamo quanto meritiamo, però se le perdiamo vuol dire che qualcosa non va e qualcosa dobbiamo migliorare, come normale che sia, ma possiamo e dobbiamo fare meglio e portare a casa punti come nelle ultime tre partite. Non li abbiamo portati a casa, ne abbiamo portati a casa solo uno, risultati forse tutti stretti, però prendiamo, impariamo e lavoriamo. Ho visto il Castenaso, ho visto oggi, forse non regaliamo un po' troppo il reparto difensivo? Ma regaliamo disattenzioni, però l'avversario secondo me oggi ci ha castigato, è stato bravo, abbiamo fatto degli errori anche oggi di chiusura, di movimento in alcune situazioni, e abbiamo regalato e ci hanno punito. Purtroppo non siamo neanche fortunati, perché rigori a parte, che poi vedremo, che secondo me ci sono, ma non sono io che devo guardare lì, sul palo, su altre situazioni, sull'1-0 non siamo stati fortunati per niente, perché il palo dalla distanza, palo interno, esce. Un altro paio di situazioni che il portiere bravo o se l'è ritrovata lì. Bisogna avere contro queste squadre un pizzico di fortuna da portare a casa. Noi oggi non l'abbiamo avuta e loro sono forti. A questa squadra, mister, cosa manca? Esperienza, garra e lavorare, magari un po' di fortuna ogni tanto ci può stare. Però ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra fortissima che viene da 5 partite dove non aveva preso gol. Noi secondo me li abbiamo a tratti messi in difficoltà, abbiamo segnato e abbiamo, per me, lavorato bene. Io credo che il pareggio ci poteva stare, poi io forse sono di parte, ma per me i ragazzi, per la prestazione, per l'avversario e per tutto, meritavamo il pareggio. Domenica è un'altra partita, un'altra trasferta, speriamo che fuori casa vi porta un po' più fortuna che in casa. Ma anche domenica abbiamo il progresso, quindi non è che abbiamo avuto un inizio facilissimo, però sappiamo che dobbiamo pagare il noviziato, lo paghiamo e sappiamo che andiamo a affrontare un'altra squadra fortissima, ma io sono convinto che se lavoriamo come stiamo lavorando, con un pizzico di qualcosa in più di quelle cose che ho detto, possiamo portare a casa prestazione e anche risultato. Sono con il mister Stefano Cazzani, mister del San Marino. Mister, 4 vittorie, 12 punti, dove vogliamo arrivare? Beh, comunque i presupposti della stagione erano di fare un campionato di vertice, per il momento stiamo mantenendo gli obiettivi che ci eravamo dati. L'obiettivo è vincere? L'obiettivo è vincere ogni partita, ogni domenica, alla fine mancano ancora 34 partite, ancora lunga. Domenica un altro scontro diretto, arriva la Savignanese, come affronterete questa squadra? L'affronteremo cercando di metterci in campo al meglio possibile, cercheremo di affrontare la partita sapendo che troviamo un avversario forte, che sarà una partita difficile, ma per provare a vincerla come ogni domenica.